Il Castelnuovo è pronto a tornare in campo. Domenica la squadra di Guido Di Fabio ospiterà il Tolentino. Non sarà a ranghi completi perché il Covid tiene fuori diversi calciatori, tra loro molti under, ma la società si è resa disponibile al pronto ritorno in campo per consentire anche al campionato di chiudere nei tempi previsti dopo l'ultimo aggiornamento, ovvero entro il 20 giugno. A causa del focolaio esploso nella seconda metà di maggio, la squadra del Vomano ha dovuto saltare il match in calendario a Recanati e due recuperi, quelli di Pineto e Vasto Girardi. La società peraltro ha fatto sapere al comitato interregionale di essere pronta al tour de force e quindi disponibile a giocare anche di venerdì oltre che di mercoledì per recuperare le partite arretrate. I playoff sarebbero il giusto premio per una squadra rimasta sempre dentro le prime 5 posizioni per tutta la stagione. Ora il Castelnuovo è scivolato al 7° posto, potenzialmente il 5° grazie ai recuperi, e ancora alla portata, ma non sarà semplice fronteggiare i tanti impegni ravvicinati con la rosa falcidiata dal virus. Sempre che i playoff si disputino, al momento le date disponibili rimaste sono mercoledì 23 giugno per le semifinali e domenica 27 per la finale. I playoff sono stati previsti come da comunicato ufficiale dello scorso 13 aprile, ma valutazioni sono in atto per capire se sarà possibile svolgerli. La lotta per le prime 5 posizioni, peraltro, è una delle poche cose che rendono ancora interessante questo finale di campionato. Con un campo basso lanciatissimo verso la promozione in Serie C, verdetto che sarebbe matematico in caso di vittoria sul fanalino di coda a Porto Sant'Elpidio e di mancata vittoria del Notaresco. Proprio la squadra di Epifani, a più 10 sul terzo posto, ha praticamente messo in cassaforte la piazza d'onore. Poi ci sono altri 3 posti a disposizione e ben 8 squadre che possono ambirvi, dalla Cinzia Alba Longa, terza con 49 punti, a Monte Giorgio e Recanatese, che condividono il 9° posto a quota 42. Nel mezzo, oltre al Castelnuovo, c'è anche il Pineto, 5° con 46 punti, una gara da recuperare e la voglia di finire bene il campionato sull'onda lunga dell'ultimo periodo, con un 3° posto che è tutt'altro che una chimera. Saranno questi gli spunti più interessanti di un finale di campionato che in coda non ha praticamente null'altro da dire, poiché le retrocessioni sono state già acquisite, quelle di Agnonese e Porto Sant'Elpidio, e con Vastese e Giulianova che possono già pensare alla prossima stagione.